New World ti ha stancato e vuoi giocare a qualcos'altro, almeno fino a quando non sistemeranno il gioco ancora un po'. In questo video vi consiglio 5 giochi affini a New World in qualche modo che vi faranno dimenticare Eternum per un po'. Ci sono Survival, MMORPG, GDR e Open World. Se ne avete altri da suggerire ovviamente commentate, mi raccomando, e altrettanto ovviamente mettete un like al video, una cosa semplicissima ma che aiuta veramente un sacco, grazie. Vi ricordo anche che ho aperto un canale dedicato esclusivamente ai giochi horror, si chiama SGH, solo giochi horror, e ne trovate il link in descrizione. Iscrivetevi che arriva tanta bella roba pure lì, stiamo ancora decidendo per il logo, ma il canale è già attivo. Ricordo anche che se volete supportare ulteriormente il canale, sono attivi su questo canale gli abbonamenti, da 99 centesimi a cifre più alte, quindi se volete supportare ancora il canale, potete farlo anche abbonandovi. Ora iniziamo la lista. Il primo gioco che mi sento di suggerirvi è Valheim, un MMO survival veramente di qualità. L'atmosfera è rilassantissima, unica e molto immersiva. Lo consiglio principalmente a chi ha voglia di esplorazione e farming tranquillo, ma ci sono anche 6 boss da sconfiggere e una marea di dungeon da esplorare. In descrizione trovate i link alle mie guide per Valheim, ne ho realizzate veramente tante e potrebbero esservi utili per iniziare. Una delle cose più belle del gioco è sicuramente esplorare in nave, un'attività che vi consiglio davvero tanto. I 6 biomi disponibili finora sono molto ben caratterizzati e il sistema di costruzione è spettacolare. Presto porterò una guida introduttiva per Baldur's Gate 3, che nel frattempo però devo assolutamente consigliarvi. È un GDR all'occidentale tradizionale, punta e clicca, che basa le sue meccaniche di gioco su Dungeons & Dragons, con lanci di dadi, eccetera. Ci sono un sacco di razze, classi e sottoclassi tra cui scegliere, ognuna delle quali ha un gameplay unico. La personalizzazione del personaggio è davvero ben fatta, l'elemento GDR è fondamentale e si mostra anche nella storia non lineare, attraverso le centinaia di possibilità date dal sistema di scelte nei dialoghi, ma veramente centinaia. A seconda di ogni piccola cosa che farete, il gioco intorno a voi cambierà. Alcuni personaggi vi saranno amici, altri meno. Dei vostri compagni vi odieranno fino a poter addirittura lasciare la compagnia. Altri invece vi adoreranno. Il sistema di combattimento è spettacolare e basato sul regolamento di Dungeons & Dragons. È molto tattico e punitivo. Bisogna impararlo per bene prima di riuscire a combattere con efficacia. Davvero un ottimo titolo, disponibile in Early Access su Steam. Se avete voglia di un open world, io mi sento di potervi consigliare Cyberpunk 2077. La mia esperienza è stata fortunata, solo un bug enorme, per il resto ho giocato senza incontrare alcuna difficoltà. Il mondo di gioco di Cyberpunk è incredibile e l'atmosfera che si respira a Night City non te la scrolli di dosso. Il sistema GDR funziona in realtà solo a metà. Buona la storia non lineare, un po' meno il sistema di attributi, talenti ed equipaggiamento, che ha purtroppo poco impatto sul gameplay. Atmosfere, storia ed esplorazione sono però davvero eccezionali. Dunque, se avete una console next gen, aspettate la patch next gen che dovrebbe arrivare a breve. Se invece avete un PC, prendetelo, giocatelo, non ve ne pentirete. Se siete appassionati di MMORPG è impossibile non consigliarvi Final Fantasy XIV. In descrizione trovate la mia guida per iniziare, in cui vi spiego tutto ciò che vi serve per partire. Final Fantasy XIV, al netto di una grafica datata, è un MMORPG story-driven che funziona alla grande e riesce davvero a trascinarti. Il sistema di combattimento è divertente e anche abbastanza accessibile all'inizio, ma poi ovviamente si complica, diventando più profondo e soddisfacente. Il mondo di gioco è molto bello e vario e la storia è proprio ben realizzata. Straconsigliato. Un ultimo gioco che devo consigliarvi è Diablo 2 Resurrected, un action RPG pressoché perfetto, con un sistema di classi profondo e stratificato, un combat system piacevolissimo sia con mouse e tastiera che con pad. Resurrected è una remastered dell'originale Diablo 2, di cui mantiene tutte le caratteristiche tradizionali e va a migliorarne solo la parte tecnica, grafica e sonoro. La storia è avvincente, la progressione è rapida e l'esplorazione e il combattimento sono, raga, una droga. In descrizione trovate la mia guida per iniziare su Diablo 2 e anche delle guide per delle build interessanti. Consigliatissimo davvero.
lo trovate praticamente ovunque. Mi raccomando ragazzi, ricordate di mettere un like al video se volete vedere più di 30 fra GDR, Open World e MMO in uscita nel 2022, cliccate qua. Questi 5 giochi vi terranno impegnati per centinaia e centinaia di ore e spero di avervi suggerito qualcosa che vi ha stuzzicato un po' l'attenzione. Grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!